E se vi dicessi che a New York il cibo italiano si mangia meglio che in Italia, cioè prendo una fucilata in fronte o mi ascoltate? Questo video farà arrabbiare veramente tanti italiani, incluso me probabilmente. Dopo aver passato un pochino di tempo a New York, sia a luglio, sia 3 anni fa, sia queste 2 settimane che sono stato ora, posso assicurarvi che New York è probabilmente il punto fuori dall'Italia dove si mangia meglio. Sembra incredibile dire in America si mangia meglio che in tantissimi altri posti. Sì, è vero. Io metterei proprio in prima posizione l'Italia a livello di cibo. E in seconda posizione a pari merito Giappone e America. Giappone solamente per quanto riguarda la cucina giapponese, ce la fanno meglio di qualsiasi altro punto nel mondo ed è effettivamente una delle più buone al mondo, ma New York ha tutto, cioè tutto quello che vuoi trovare, qualsiasi tipologia di cucina la trovi buona qui nella Grande Mela. Ho passato 2 settimane a girare tra ristoranti italiani e a parlare con italiani sentendo la loro su questo argomento, perché vi assicuro che sembra strano, ma gli ingredienti italiani importati dall'Italia fino a New York in molti posti sono effettivamente più buoni che in Italia. Ora argomentiamo e vi spiego anche il perché. Prima di tutto, quando si parla di un ristorante italiano buono, qui a New York ci trovi italiani. Quasi tutti i ristoranti che andremo a vedere oggi sono posti che sono gestiti da italiani e in cucina ci sono gli italiani. Cosa che sembra banale, ma in Italia non è così semplice. Trovi gli stranieri in cucina. Cioè, è difficile che un italiano stia in cucina. L'italiano bravo in cucina se ne va all'estero, perché effettivamente la figura dell'italiano chef in cucina è vista meglio fuori dall'Italia che in Italia. Sembra stupido, ma è un ragionamento corretto, perché in Italia sei 1 su 60 milioni, all'estero sei 1 su molti meno. Altra cosa super importante è che per importare del cibo dall'Italia e portarlo qua non è che vai a scegliere il cibo più economico, quello diciamo da discount, no? Prendi il cibo di qualità massima che puoi trovare. Per esempio, alcuni dei posti che andiamo a vedere in questo video esistono anche in Italia, possiamo fare il paragone tra Italia e New York, e in molti casi qui li fanno quasi più buoni, perché gli ingredienti per forza devono essere buoni. Non è che stanno lì a risparmiare, anche perché il cliente newyorkese un panino te lo paga anche $20, il cliente italiano te lo vuole pagare 4-5 euro. Questa è un po' una delle grandi macro differenze tra cibo italiano a New York e cibo italiano in Italia. Ora possiamo passare ai ristoranti che ho visitato in queste 2 settimane. Parliamo del primo ristorante, che è probabilmente il più famoso che c'è in Italia. È uno dei posti più famosi che ormai è esploso anche in America. C'è veramente la coda ogni giorno anche a New York, per farvi capire. Stiamo parlando dell'Antico Vinaio. E se vi dicessi che l'Antico Vinaio è quasi più buono a New York che per esempio a Milano o a Roma, dove l'ho provato, ci credereste? In questo viaggio siamo andati ben 2 volte all'Antico Vinaio. Le clip che state vedendo sono quelle della prima volta di sera, quando ci siamo andati. C'era poca fila quella sera perché credo fosse infrasettimanale, quindi c'era un po' meno gente. Per quanto riguarda tutte le creme che ci sono all'interno, esempio quella al tartufo, le altre al formaggio, vengono fatte direttamente nel ristorante la mattina dal cuoco. Per quanto riguarda però gli affettati, i formaggi, i vari ingredienti, vengono esportati direttamente dall'Italia. Quindi la qualità dell'Antico Vinaio non viene intaccata, perché i salumi sono prettamente toscani, quindi importati direttamente e messi dentro il ristorante. La focaccia ha un sapore leggermente diverso da quella italiana, anche perché la fanno qui, ma vi assicuro che è altrettanto buona. L'insieme, il gusto di quella focaccia che ho mangiato quella sera non ha nulla da togliere alla prima che ho mangiato 5 anni fa a Firenze. Ovviamente stiamo parlando di una differenza di prezzo abissale, 5-6 euro in Italia, 17-20 qui a New York, ma come vi ho detto la qualità qui a New York purtroppo si paga e devi stare appresso ai costi della città. Però la prossima cosa, la focaccia all'Antico Vinaio, qui i ragazzi italiani che ci sono dentro la fanno più grande agli italiani. Cioè, se voi andate la fanno leggermente più grande, anche perché dicono minchia, abituati all'Italia, 5-6 euro, se li trovano una focaccia da 20 uguale, no, famogli una un pochetto più grande, quindi è bella piena, su questo ve lo posso assicurare. Prima di passare al secondo ristorante, me l'avete chiesto in un bel po', l'ultima volta che l'ho fatta vedere, IRAP, vi ho già spiegato che cos'è e a me mi ha salvato la vita a New York, in viaggio in una città come New York in generale, quando sei fuori da casa. Questa è un salvataggio infinito. Ho passato le ultime 2 settimane a bere acqua gratis. Quando sono in palestra o in hotel o semplicemente in giro, ci sono dei distributori d'acqua che vi danno dell'acqua di rubinetto con le quali io riempio tutti i giorni IRAP. Invece di comprarmi dell'acqua al supermercato o semplicemente ai negozi delle bevande super costose, ho preferito risparmiare grazie a IRAP, anche perché ogni pod dura almeno 5 litri. Io me ne sono tenuti 14 giorni, 3 pod ho utilizzato. Ora, spiegarlo scientificamente è difficile, ma IRAP utilizza lo fatto retronasale, quindi quando tu bevi hai la sensazione di bere una bevanda saporita, in questo caso è Winter Apple, ed è figo il fatto che è acqua, non ci sono dolcificanti, non c'è niente, è semplicemente acqua che ti dà un sapore di una bevanda, e sta cosa è allucinante, è una figata, anche perché vi dipende tutte le bevande che ci sono in giro e risparmiando anche tanto. In più, se utilizzate il codice FOIS10 fino al 31 di marzo avete uno sconto del 10% sull'acquisto di IRAP.
Quindi fate un giro qua sotto nel link in descrizione. E come vi ho detto già un mese fa, non l'avrei mai sponsorizzata se non fosse una cosa geniale. Airup è veramente un game changing. Bravi, 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 perché probabilmente anche senza sponsorizzazione l'avrei utilizzato tutti i giorni. Anzi, probabilmente quando finirà la collaborazione continuerò ad ordinarmi pod per le mie borracce. Secondo posto, che per me è una tappa obbligatoria quando vengo adesso a New York, ve l'ho già fatta vedere in un video lo scorso anno. Stiamo parlando di Irregular Pizza. È un ragazzo italiano, e c'è anche il pizzaiolo italiano dentro, che fanno questa pizza romana con tutta roba, quello che gli pare sopra. Cioè veramente ci hanno tutte le pizze americane, tutte le pizze italiane. Si sono inventati un format a New York che probabilmente avrebbe avuto un successo enorme anche in Italia. E probabilmente la loro pizza peperoni, quella con la burrata, la crema d'anduja, il pomodoro, quella lì, vi assicuro che è la pizza più buona che hanno. È la pizza più famosa che hanno e anche la più buona? Sì. E sembra una banalità, perché vedi tutta quella roba sopra e dici no, sarà uno schifo. È proprio buona. Io vi posso dire che da romano quella pizza non ha niente da invidiare alla classica pizza in teglia romana. Anzi, è super a molte di esse. Allora, la terza è quella che probabilmente tutti quanti si incazzeranno, perché è una pizza napoletana che vale la pena di essere mangiata anche a New York, ma non è una, eh. Ora, io ho portato Efrem ed Abe qui a New York a mangiare una delle pizze che ho provato e ritengo tra le migliori napoletane a New York. Ma si trovano pizze napoletane buone a ogni angolo di New York. In questo caso stiamo parlando di Song & Napoli, che è un ristorante totalmente napoletano. Cioè veramente Maradona e Napoli sono l'unica cosa che vedi dentro quel ristorante. Si alternano sia pizzaioli americani che pizzaioli napoletani, come il proprietario, che vi assicuro riescono a tirare fuori proprio l'anima di Napoli anche a New York. Cioè tu entri là dentro e dici ok, io sono a Napoli. Cioè sono veramente in una via centrale di Napoli e sto respirando aria napoletana, sia per quanto riguarda l'ambiente, sia per quanto riguarda gli antipasti come le polpette al sugo che abbiamo mangiato noi, ma soprattutto la pizza. La pizza è una napoletana buona, niente da invidiare a nessuno in Italia. Probabilmente non sarà la migliore della mia vita, ma a livello di impasto e di ingredienti era veramente buona. Abbiamo provato quella bufalina noi, quella con la mozzarella di bufala in cottura, quindi ha lasciato andare un po' di acqua durante la cottura, ma quando prendi la bufalina ti devi accollare, che se la metti in cottura la bufala lascia un po' i liquidi. Ma comunque l'impasto ha retto bene. Leggero, buono e soprattutto napoletano. Il prossimo super famoso qui a New York, per gli italiani soprattutto, è Tramezzini New York City. Allora, per quanto io non sia un fan al 100% dei tramezzini veneziani, anche perché da piccolo li mangiavo, ma ho sempre 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 preferito i panini, qui mi hanno fatto sentire a casa. Veramente a me sembrava il tramezzino che mangiavo da bambino, solamente tanto tanto più pieno, con tantissimi più ingredienti, ma di qualità. C'era sia la versione col pane cotto al forno che quella classica morbida. Io ho preferito probabilmente quella al forno, anche perché aveva degli ingredienti particolari. Il ragazzo italiano che gestisce il ristorante da solo, che lavora lì dentro tutti i giorni, fa veramente un buon lavoro per riportare Venezia a New York. E sia con i tramezzini che con i panini che abbiamo provato lì al ristorante, vi posso assicurare che ci è riuscito, ma al 110%. Quindi tramezzini New York, super approvato anche per un italiano. Costa un pochetto tanto perché siamo a New York, quindi ve lo dovete accollare se venite qua. E l'ultimo posto, fa riderissimo, ci ha portato Pier Armenti a cena, ed è un ristorante italiano con chef italiano, alcuni camerieri italiani, ma non è frequentato nemmeno da un italiano. C'è un motivo, ed è perché è un ristorante costoso. Si chiama Mamo, è un ristorante italiano che sta circa in zona Soho, se non sbaglio, ed è fighissimo a livello di concept, il locale molto tranquillo, ci vanno tantissimi VIP. Lì si sono visti Tom Holland, Zendaya, Leonardo DiCaprio, e c'è un motivo, perché il posto è super tranquillo, nessuno ti rompe le scatole, e il 90% della clientela sono ragazze, belle ragazze per lo più, perché davanti c'è un pub ed è diventato famoso. Le ragazze vanno lì, mangiano tutto super fancy, super luxury, perché costa veramente tanto. C'è una pizza col tartufo che abbiamo mangiato, per carità buonissima, veramente tra le pizze più buone di sempre, ma $65. Ma la scelta dello chef è stata: io propongo dei piatti abbondanti, buoni, che per New York non li vedi mai, così abbondanti, così particolari, ma te li faccio pagare perché stai in un posto particolarmente luxury, fancy, ok? Che poi ovviamente è tanto per un italiano pagare $20 una pasta, 60 una pizza di quel tipo, ma sicuramente per un americano che ha il suo stipendio qua, una volta ogni tanto si riconcedono questi ristoranti. È come quando noi andiamo, che ne so, al sushi alla carta, è la stessa cosa. Abbiamo i primi che erano veramente buoni, forse la cacio e pepe un po' sottotono, ma matriciana, buonissima. Aveva un pecorino particolare, perché qui a New York è difficile trovare un pecorino molto buono, ma allo stesso tempo buona. Molto buoni i capelli d'angelo con pistacchio e gamberi, veramente particolari.
ma probabilmente il re in discussione della serata era il risotto col tartufo. Mi sono sentito come in un posto proprio luxury a Milano. Cioè, tipo, ho detto il risotto, buono. È veramente difficile trovarne in giro in Italia. Nota particolare, la cotoletta alla milanese, io non la mangio a Milano, l'ho mangiata a New York ed era buona. Cioè, era una cotoletta alla milanese buona, niente di troppo particolare, perché sicuramente ho mangiato cotolette anche più costose e più buone a Milano, ma questa nell'insieme tra risotto, pasta, antipasto e tutto quanto era veramente buona. In più, se sei italiano, lo chef ti tratta particolarmente bene. Ti offre un po' di cose, il limoncello, qualche antipasto, ci tratta veramente bene noi italiani lì perché è raro vederci. Comunque, ristorante italiano probabilmente più buono, anche più costoso, che ho provato fuori dall'Italia, parlando soprattutto per quanto riguarda i primi. L'ultimo l'ho lasciato apposta per ultimo perché è il mio posto preferito dove mangiare a New York. Si parla di Pisillo Panini Italiani, è veramente un'istituzione a New York, è diventato super famoso negli ultimi anni. Quando entri dentro senti proprio l'aria italiana, ancora più di Song e Napoli, ti fa vivere quello che è l'Italia. Il pane che fanno loro è veramente buono, ma la particolarità è che sì, va bene panini, ma quegli ingredienti tutti importati dall'Italia, tutti i prodotti italiani che vengono portati giornalmente dall'Italia sono proprio buoni. Poi tu dici, no, ti costa $16 in panino. Io vi assicuro che in Italia un panino del genere lo paghi almeno 30, perché sono così, ma alti tanto, con così di ingredienti, te lo riempiono sempre, non sono mai tirchi sugli ingredienti, e vi assicuro che io, dopo uno intero, sono quasi pieno. Non sono pienissimo, perché comunque sono un pozzo senza fondo, me ne mangerei tranquillamente due, ma tipo Emily, uno non se lo riesce a finire. Gli altri ragazzi che abbiamo portato non se lo sono mai riuscito a finire uno intero. Pisillo Panini Italiani ha anche l'espresso italiano dentro, quindi se volete prendere anche un caffè, probabilmente uno dei pochi posti che a New York fa ancora un buon espresso italiano. Comunque, riassunto, Pisillo Panini Italiani è il miglior panino della mia vita. Non è paragonabile a niente che ho provato in Italia. Mi vengono in mente tantissimi paninari di questo tipo che ho provato in Italia, e nessuno a questo livello. Sarà che io ho i miei gusti, le mie cose, e mi è piaciuto più di ogni altra cosa. Ma nota di merito a Pisillo Panini Italiani, perché tutti gli italiani che ho portato lì si sono innamorati. Per farvi capire, questi giorni ci abbiamo già mangiato 3 volte, e oggi andiamo lì nel pomeriggio, facciamo la merenda da Pisillo Panini Italiani perché ci smezziamo un panino. Ma come ho detto, ci sono tantissimi altri posti italiani in cui abbiamo mangiato che meriterebbero di essere in questo video, ma diventerebbe veramente troppo lungo e una lista infinita. Ma vi posso assicurare, e ve lo può confermare anche tutta la gente italiana che vive a New York, che qui si mangia bene tanto quanto in Italia, in alcuni posti addirittura meglio. Io vi posso assicurare che i ristoranti italiani qua costano, ma si impegnano proprio, difendono l'Italia con onore e portano alta la bandiera anche negli Stati Uniti. Ecco perché il cibo preferito dagli americani è quello italiano qui a New York. Siamo arrivati alla fine di questo video, vi ricordo il codice sconto FOIS10 fino al 31 di marzo per provare i wrap, veramente andate in descrizione, fatevi questo regalo e provatela. Tutti gli influencer d'Italia l'hanno provata e io non ho ancora trovato nessuno che fuori dalle telecamere, fuori dalla sponsor, si sia lamentato. Nessuno. Tutti gli amici a cui l'ho fatto provare se la sono comprata. Tipo nell'ufficio a Roma, alcuni se la sono ordinata. A Milano, alcuni amici che abbiamo se la sono ordinata. Lasciate un bel like al video. Spero vi sia piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate dei ristoranti italiani fuori dall'Italia. Se guardando il video avete avuto curiosità di provare qualcosa tra questi cibi, e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, perché ci vedremo in un prossimo video in giro per il mondo, in Italia, dove volete, perché altri video su questo canale non mancheranno mai. Ciao ragazzi.